Il Circolo San Lorenzo e l'Associazione Culturale Le Vie del Sale si fanno promotori per ricordare il centenario della decorazione della Chiesa di Fornio. Gli affreschi furono opera del professor Dino Mora da Colorno, commissionati da Don Achille Castellotti, parroco in Fornio per 50 anni, dal 1898 al 1949. Il benestare è stato concesso dall'amministratore parrocchiale Don Mario Di Stefano e dal vicario generale della diocesi di Fidenza, Monsignor Adriano Dodi. Dino Mora nasce a Colorno nel 1880. Muore a Nervi, in provincia di Genova, nel 1950. È noto in tutta Italia come pittore, decoratore e illustratore. Fu introdotto nella diocesi di Fidenza dalla serva di Dio Pierina Belli, ricevendo commissioni per diversi pregiati lavori. Di Pierina Belli è in corso la causa di beatificazione. Il professor Benvenuto Uni, presidente dell'associazione Le Vie del Sale, presenta la professoressa Barbara Menoni, consorte del professor Pierluigi Mora, nipote del nostro artista. In questa occasione la professoressa illustra la personalità del prof. Mora e i lavori eseguiti a Fornio. Il maestro Mora dipinse nella nostra chiesa numerosi affreschi, dipinti e pitture in chiaroscuro, talmente verosimili da sembrare bassorilievi. Primo fra tutti il San Lorenzo sulla facciata, quasi ad accogliere i fedeli. Giunti all'interno, ecco il battesimo di Nostro Signore, nella cappella del Battistero, unico medaglione in cui troviamo la firma del maestro. Sul lato opposto troviamo l'affresco di Santa Lucia, al di sopra del confessionale, nella parete di destra. L'intera navata viene decorata con pitture sulle paraste, sugli architravi, sugli archi, i sottarchi e le cappelle. Fra le decorazioni dell'artista di Colorno vi è un'epigrafe con il nome Geova, ovvero Dio è, ripetuta più sotto in aramaico. La ragione storica di tale epigrafe è da ricercarsi nel riavvicinamento alle primissime origini ebraiche che la dottrina della Chiesa Cattolica perseguiva in quegli anni. Don Castellotti sposò appieno tale posizione intellettuale di ritorno alle origini e per questa ragione commissionò l'epigrafe al Mora. Proseguendo con gli affreschi, troviamo i cherubini in chiaroscuro, in preghiera sopra le pareti del coro. Al di sotto dei cherubini, ai lati del grande quadro fondale, vi sono due croci, di nuovo in chiaroscuro, rappresentate con la palma del martirio. Fra le due croci, primeggia il grande quadro raffigurante la Vergine Assunta e San Lorenzo, opera di ignoto pittore parmense del XVIII secolo. Tornando al Mora, sulle pareti del presbiterio, ecco i santi Pietro e Paolo, dalla forte espressività, incorniciati nei due medaglioni. Dirigendosi verso il portale, lo sguardo si sofferma sui due angeli scudati, di nuovo in chiaroscuro. L'inaugurazione avvenne il 10 agosto del 1910, giorno della festa patronale di San Lorenzo, con messa cantata e grande partecipazione di popolo.
coniugi Mora hanno messo a disposizione alcune delle 54 litanie lauretane. Le litanie lauretane rappresentano una delle più popolari preghiere alla Madonna e sono cantate nella Santa Casa di Loreto sin dal XVI secolo. Il professor Dino le realizzò in diversi anni per esprimere la propria particolare devozione alla Vergine. Furono benedette da Papa Pio XI e firmate dal suo segretario di Stato, il cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII. Oltre a queste rappresentazioni a sfondo religioso, il maestro Mora realizzò anche numerose cartoline illustrate. Queste, raccolte nel bellissimo volume I fratelli Mora in cartolina, ritraggono i centri cittadini più apprezzati dall'artista, che li raffigurò in tutta la loro bellezza e peculiarità. In questa occasione è stata ammirata la statua della Madonna della Concezione. Tale statua settecentesca venne rinvenuta da Don Amos e i suoi ragazzi negli anni 70 nel sottotetto della sagrestia della chiesa, dopo essere stata per tanti anni nascosta. Quando fu ritrovata indossava un abito nero. Questa statua, infatti, rappresenta uno dei primi esemplari di statua vestita, e ne sono scolpiti solo le mani e il volto, e proprio il volto presenta una rara espressione materna. Originariamente era la Madonna dei Sette Dolori, sono infatti ancora visibili le fessure dove venivano inserite le sette spade. Questa cartolina, disegnata dal Mora e datata 1934, spedita da Don Achille Castellotti all'artista, dimostra l'amicizia che si era creata fra i due, nonostante gli attriti in occasione dei lavori nella chiesa di Fornio. Don Amo Saimi racconta infatti dell'insofferenza di Don Achille alla lungaggine dei lavori. Fu così che un giorno all'artista scappò la pazienza e lanciò contro Don Achille un barattolo di vernice. Fornio, frazione di Fidenza, è meta di numerosi visitatori, ai quali offre un pittoresco paesaggio e risulta molto apprezzata per le specialità gastronomiche locali. Si trova a 100 metri sopra il livello del mare e dista 5 km dal capoluogo fidentino. È situato alla sinistra della Via Emilia in direzione Piacenza. Qui ci si arriva da tre tronchi stradali che si snodano dalla Via Emilia. Il principale, poco dopo il ponte dello Stirone. Il secondo, in località Farfallette. Il terzo, in corrispondenza dell'incrocio per la frazione di Rimale. Queste vie furono costruite dopo la cacciata degli austriaci dall'Italia, mentre prima erano semplici carraie. Le strade che attraversano il paese sono invece strade morte. Attualmente il paese si presenta in maniera radicalmente diversa rispetto alla sua impostazione iniziale. Abbandonata da tempo è la strada per Castelnuovo Fogliani. Questa venne ripercorsa nell'aprile del 2006 dalle guardie svizzere,
nella loro marcia di avvicinamento a Roma. Usavano infatti la mappa il cui tracciato seguiva l'antica via Castelnuovo Fogliani-Fornio, che prevede il guado del rio Piacentino, che attraversa i boschi appena sopra Fornio. Il circolo si vanta di averli rifocillati con culatello, salame, formaggi e vino. Dopodiché, indossate le divise dell'esercito del Papa, marciarono alla volta di Fidenza, ma con un'ora di ritardo. Carlo Magno, figlio di Pipino il Breve, fece la sua discesa in Italia nell'anno 774. Durante una visita a Fidenza, donò alla chiesa di San Donnino la villa di Fornio, con i boschi per alimentare le saline di Salso Minore e con la decima sul ricavato dalla vendita del sale, il tutto per arricchire la chiesa del martire Donnino. Settantamila erano le fassine che in un anno ad orso di mulo venivano trasportate a Salso. In seguito, la donazione fu confermata da Federico I, detto il Barbarossa. La cattedrale conservò l'ascito sino all'Unità d'Italia. Ancora agli inizi del 1900, i boschi lambivano sia la chiesa che la rocca. A memoria di chi vive tutt'oggi a Fornio, si ricorda che fra la chiesa e la Via Emilia esisteva una falegnameria. Questa doveva essere di una certa importanza se, come viene ricordato, fornì le palafitte che sostengono tuttora il Ponte della Libertà che congiunge Mestre a Venezia. Si ricorda pure il sistema di trasporto adottato, con carri a due ruote e un tronco alla volta, fino alla stazione ferroviaria di Fidenza, allora Borgo San Donnino. Questa è la località Le Rocche, Rocca di Sopra in sostanza. Naturalmente c'è Rocca di Sopra e Rocca di Sotto, che è quell'agglomerato di case lì sotto. Io mi ricordo che mio nonno mi raccontava che quando era ancora un ragazzo il bosco arrivava fino a quello stradello che adesso è uno stradello vicinale. I boschi di Fornio chiaramente erano rinomati per il legname che fornivano, stando appunto alle storie del passato, fornivano legna per Salso Maggiore, addirittura per i forni di Fidenza anche. Questo chiaramente è stato raccontato, mi è stato raccontato anche recentemente da il parroco che prima avevamo, un certo Don Amos Aimi. Queste storie fanno parte della nostra storia, della storia di Fornio chiaramente. Nella seconda giornata, oltre al centenario delle decorazioni del maestro Mora, viene ricordato il 50° anno di ordinazione sacerdotale di Don Mario, da 18 anni amministratore parrocchiale di Fornio e Rimale, oltre che parroco abate di Castione Marchesi. A Don Mario viene consegnata la campana e il logo del circolo, ricordo del centenario delle decorazioni. Grazie ai buoni uffici del baritono Romano Franceschetto si ha la presenza di tre cantanti, allieve della Northern Arizona University, che soggiornano a Fidenza per un ciclo di studi di 3 settimane. Accompagnano con i canti la Santa Messa, assieme allo stesso baritono Franceschetto, mentre all'organo suona il maestro Luca Pollastri. Oh.
fatto, come ricordo. Il presidente del gruppo filatelico fidentino, il ragionier Benito Sulati, si è molto impegnato sia nello studio della bozza dell'annullo postale, sia nell'elaborazione di tutta la pratica da inviare a Roma per l'ottenimento del benestare. Alla pratica viene allegata l'autorizzazione all'uso dell'effigie di San Lorenzo e la documentazione da parte della curia vescovile, conferma del vicario generale Monsignor Adriano Dodi. Per le feste patronali d'agosto, le Poste Italiane da Parma inviano due funzionari in possesso del timbro per annullare le cartoline ricordo. Nei locali del circolo viene allestita la mostra di una retrospettiva di foto d'epoca concesse dai parrocchiani e di immagini religiose antiche. Con il desiderio di lasciare un ricordo di questo avvenimento, oltre alla creazione di questo documentario e di quello con l'intera cerimonia del 50° anniversario di Don Mario, il circolo si fa carico delle spese per la sistemazione dell'impianto di movimento delle campane, dotandolo di un innovativo sistema elettromanuale, grazie al quale si può usufruire anche del funzionamento a corda. A protezione dalle intemperie, i motori e gli impianti elettrici vengono sistemati al di sotto della cella campanaria, a garanzia della sicurezza e della lunga durata delle apparecchiature.